al ladro, al ladro! Mi hanno rubato un uovo, mi hanno rubato un uovo! Ridai quell'uovo alle mie galline, maledetto! Ridallo alle mie galline, subito, immediatamente! Ladruncolo da 4 soldi, ma guardate gli zombie che mi fregano le uova! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo, fantastico, incredibile video! Ok, sta piovendo e direi che è il caso di andare dentro casa a rilassarci e a dormire. Che cosa dite? Direi proprio di sì! Oggi è una pessima giornata e con un tocco di dita facciamo venire il sole e il giorno! Ciao! Come va? Spero tutto bene! Allora, come state ragazzi? Bentornati nella vanilla di bella faccia, la vanilla più incredibile del mondo. Allora, cagnolini, facciamo una bella cosa. Voi venite qua fuori perché qui siete veramente in mezzo, eh? Venite qua, 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 prego, qua, qua, venire, venire, cagnolini. Cagnolini qua, prego. Ok, uno. Ok, due. No, 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 due. Ok, vieni qui, dove vai? E tre. Ok, fantastico. Allora, che cosa voglio fare? Oggi sono proprio illuminato tantissimo dal sole. Oggi, come avrete visto dal titolo, lanciamo un uovo in aria. E se esce un pulcino, porta fortuna. Ok, sfortuna per sempre. Allora, oggi voglio fare un magazzino. Perché le mie ceste... Non si capisce più niente, perché dall'ultima spedizione ho messo tutto qua perché non mi ci stava più niente. E quindi oggi voglio mettere un magazzino. Comunque sia, continuate a supportare tantissimo la vanilla lasciando tanti mi piace. E se non siete iscritti, iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche. E se avete qualche commento carino, scrivetelo pure qua sotto che li leggo tutti, eh. Allora, iniziamo. Io però avrei bisogno di mettermi i pantaloni prima, grazie, eh. Allora, questo magazzino direi di prendere... Ho preso un po' di legno e un po' di pietra, vabbè, nulla di che. E direi di incominciare a fare una piccola casina. Che cosa ne dite? La casina magazzino di bella faccia. Allora, i mattoni secondo me ci stanno bene, eh? I mattoni potrebbero starci muy muy bene. Però devo cuocere un altro po' di argilla. Allora, qua il ferro è completo. Fantastico. Direi che è arrivato il momento di farsi un'altra spada, perché la nostra è rotta, cioè assurdo. Anche l'accetta che non l'abbiamo più. Ok, l'ho fatta? Sì, abbiamo fatto anche l'accetta. Quindi questo magazzino mi servirà per metterci tutte le cose preziose. Allora, i diamanti. Scusate, ma i diamanti? I diamanti? Ah, sono qua. Ne ho un bel po' comunque, eh. Ho 6 diamanti. Non male. Perché inizio ad avere tantissime cose qua. E questa comunque è la mia casa, non è un magazzino. Devo fare un magazzino. È cresciuto? Non ci credo. Il primo cocomero. La prima fetta d'anguria. Sì, ce l'abbiamo. Nuove ricette sbloccate. Allora, vediamo. Questo magazzino, dove possiamo farlo? Allora, qua no, perché ho un'idea per i prossimi video. Non posso spoilerare nulla, Poi, qua è tutta la zona farm. La vorrei fare... La vorrei farlo vicino a casa, però. Vediamo, qua... E se lo facessi qua, aggiungo un pochettino di terra. Potrebbe starci, Dai, potrebbe starci. Allora, togliamo tutte le canne da zucchero, che qua sono decisamente messe a caso. Potrei fare il sentiero che continua qua e conduce fino al magazzino. Allora, quindi, vediamo un pochettino. Io direi che possiamo mettere il pavimento... Vabbè, lo mettiamo di assi di quercia. Il pavimento lo facciamo di assi di quercia intanto. Sto improvvisando, Non so come farla la casa magazzino, però verrà sicuramente una cosa bellissima. Basta avere le risorse e puoi fare decisamente tutto, Sarebbe bello fare una specie di palafitta. Un magazzino palafitta sopra all'acqua. Ovviamente lo devo fare bello grande, Perché io, come tutti ormai sanno, sono un collezionista. Di cose inutili, sì. E quindi ho bisogno di tanto spazio. Allora, lo sto facendo quadrato. Facciamolo quadrato, poi vediamo cosa viene fuori. Ok, comunque sia voglio farlo simile ovviamente anche alla mia casina, Quindi non ho già più il legno, bella faccia, stiamo già finendo le risorse, così non va bene, Allora legno, 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 tronco di quercia, mi raccomando cerchiamo di non finirlo. Allora, c'ho per caso altre zolle d'argilla da cuocere, Sì, ne abbiamo tantissime. Ok, io direi di cuocerne tante qua. Ferro via. Ok, tutta argilla, perché mi servono i mattoni. Mi servono i mattoni, ragazzi. Vediamo, possiamo fare anche qualche nuova ricetta bella? Qua no. Il banco da forgiatura. Cosa serve? Vabbè, è facilissimo questo.
Ok, il parafulmine, no grazie, che non ho voglia di ritrovarmi la casa fulminata, Quindi vediamo, io direi prendiamo la pietra, aspettiamo un pochettino i mattoni. Dammi un po' di mattoni, vediamo quanti me ne dai. Quanti me ne dai? Potremmo fare anche gli scalini, Facciamo magari lastra e scalini, che magari mi viene qualche idea bella, Mucca ballerina, guardate come balla. Mucca ballerina, mucca ballerina, mucca ballerina. La 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 la, è felicissima che l'ho rinominata. Allora, sono felice anch'io. Prendiamo la terra perché devo fare un bel po' di lavoro. Ci sarà tanto da fare. Qua comunque sia, potrei farlo anche più grande questo, Però ci sta bene così, dai. Adesso pensiamo una cosa alla volta, bella faccia, che ogni volta pensi a 360 cose alla volta e non riesci nemmeno a farne una. Ok, qui aspettiamo che cresca l'erba. Allarghiamo un po' la nostra isola. Però mi piace essere su un'isola. Oh, ogni volta in una vanilla finisco su un'isola. Qui sono sull'isola, Cioè, sembra... Non sono proprio, dai, su un'isola. Sono in un arcipelago. Però alla fine sono in un'isola. Con l'acqua. Io non riesco a fare a meno dell'acqua. È inutile. Iniziamo a fare le prime colonne. Allora, lo farò simile alla casa, ma dentro sarà totalmente diverso. Fidatevi, anche perché è un magazzino. Allora, qua le palafitte, ecco, sono belle. Secondo me, così. Ecco, proprio in acqua. Sì, devono stare in acqua. Guardate quanti pesci! Stagione di pesca, Allora, visto che è un magazzino, io quasi quasi ci metterei, non so, i mattoni. È bello secondo voi mettere i mattoni in questo modo? Boh, proviamo a metterli, vediamo. Non è male, Non è male per ora, potrei metterne anche altri. Ok, qui è cresciuta un'altra anguria. Allora, questi mattoni. Ok, 17, 18 e 52 ne abbiamo. Ok, quanti ne possiamo fare? 13 e basta. Cioè ragazzi, io ho già capito che oggi dovrò andare alla ricerca solo di argilla, perché non mi basta. Cioè non mi basta, guardate. Guardate che roba. Allora, l'entrata la facciamo di 1, anche se per ora è bella di 3, Ok, circunnavighiamo tutto con questi mattoni e speriamo che le fornaci si sbrighino. Mi dispiace, voi lastre di mattoni dovrete tornare dei mattoni normali. Ho fatto le scale, ma secondo me potremmo usarle. Potremmo, Qualcosa di carino viene fuori. Anche così, non lo so. Ci può stare. Io non lo so, costruisco, Poi, se viene qualcosa di bello, ben venga. Polo di guardia, mi raccomando, Fai sì che non tornino zombie a rubare le uova ai tuoi simili polli, Ok, cioè, ragazzi, qua si va a rilento. Mi serve più argilla, perché io non ne ho qua, Oh, aspetto, però mi serve. Mi serve assolutamente. Come potremmo fare questa casetta? Vediamo, lì ho fatto così. Quindi qua come potremmo fare? Allora, tetto di mattoni non ci penso nemmeno, perché ci metterei troppo. Io qua sapete cosa faccio? Io quasi quasi farei così qui. Ok, non metto tante finestre perché... No, anzi, potrei mettere le finestre. Non lo so, vedete, per ora non ho un'idea chiara. Continuo a costruire e poi vediamo se mi vengono delle belle idee. Allora, qua vediamo di quant'è. 1, 2, 3, non si vede più nulla. Comunque dovrei andare a dormire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastico, non c'è una metà. Ok, se lo metto qui a 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Fantastico, è orribile. Quindi vediamo. Ne metto uno qua e uno qua. È l'unica. Voi non fate caso ai miei ragionamenti. Il mio cervello adesso sta andando in tilt per cercare di fare tutto omogeneo. Allora, qua 3. Poi qua 2 e qua 3. Dai, va bene così. Meglio di così, ho già capito che non possiamo fare, Cioè, guardate che entrata carina che ho fatto. E se qui faccio così, cioè, bellissimo. Ci sembra l'entrata di un dungeon, veramente. Molto carino. Poi qua... Direi che ci sta benissimo riportare le assi. Dai, sta venendo bello. Lì ci metto la porta, una porta qualsiasi. Poi magari qua c'è posto, non so, magari metto delle fornace. No. No, 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 no. No, ragazzi, mi sento male. No, mi sento male, oh mio Dio. 1, 2, 3, 4, me ne sono accorto adesso. 3, non ci posso credere, non è simmetrico. Non ci credo, no. Vabbè, 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 risolvo, risolvo, non ci credo. Oh mio Dio, mi sento male, mi sento male, mi sento male, mi sento male. Se per fare quest'entrata devo per forza allungare.
Però è bella. Devo farlo per forza. Mi dispiace. Devo farlo per forza. Ma sì, non ho costruito per niente per distruggere tutta. Ma sì. Mamma mia. Squid, Squid, ti togli? Grazie, che devo costruire, eh. No, no, ma grazie, grazie. Allora, vediamo adesso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fantastico, è perfetto. È perfetto. Ok, possiamo rimettere tutto a posto. Oh, queste piccolezze ogni volta ci sono, quando si costruisce. Però vi sto facendo vedere tutta la costruzione e tutti i miei ragionamenti. Però sta venendo bene. Secondo me viene un fantastico magazzino. O se continuiamo così anche una discarica. Sono costretto ad andare a prendere, ragazzi, altra argilla. Mucca ballerina, mucca ballerina, mucca ballerina. Ok, basta. Perché non ne ho più e mi serve. Nelle ceste non ce l'ho. Sì, ne abbiamo solo 15, però. Argilla. Argilla, argilla, argilla. Non c'è più l'argilla. Peccato. Devo tornare in quella cava d'argilla che avevo trovato. Ve la ricordate? Quella lì. Molto bella, dove ho preso tutte queste cose belle per abbellire. Qua sarebbe bello fare una rientranza. Che termini, bella faccia. Una rientranza come abbiamo fatto qui. Così, così, come può essere? È carino secondo voi? Secondo me viene un magazzino più bello della casa, eh? È molto bello così. Ci può stare. Allora, io direi che dai, con un diamante ci facciamo... Anzi, con 5, con 4, con quanto? Ho bisogno di attrezzi più potenti. Ho bisogno, allora, pala, poi 3. Li usiamo, ragazzi, lo so, però mi servono gli attrezzi più potenti. Mi serve allora una pala più potente e anche un'accetta. Ok, top. Cioè, ho finito il legno e ho finito l'argilla. Ma si potrà? Ma si potrà? Cioè, finire il legno che c'è una foresta intera vicino a me. Allora, prendiamo prima il legno e poi andiamo a prendere tutta l'argilla. Tolgo gli alberi qua sulla costa. Così si vede almeno, dai, è più carino secondo me. La costa, se non siamo mica alle Hawaii. Ok, sono tornato qua, ragazzi, ma devo fare molta attenzione perché non voglio fare la fine orribile che ho fatto nello scorso video. Se non l'avete visto andatelo a vedere, mi raccomando. Ah, perché sono successe delle cose molto spiacevoli. Ok, adesso starò qua e prenderò una marea. Ma una marea, c'è un Enderman. Una marea di argilla. Una marea, ma veramente tantissima zombie. Dai, non rompere, non rompere. Ma vai a dormire, che è tardi, zombie, dai, è tardi. No, tu, io ti odio. Basta! Oh, mamma mia, rompe tutto questo qui. Rompe le scatole, rompe i blocchi, rompe tutto. Ok, mettiamo a cuocere tutte le cose. Non ho nemmeno più il carbone, assurdo. Intanto che qua cuoce tutto, io continuo i miei lavori. Perché c'è tanto da fare ancora. Ok, visto che vorrei fare dei vetri rossi per riportare il rosso dei mattoni, ho preso dei rosai. Ok, quindi vediamo un po'. Non mi ricordo nemmeno più come si colorava addirittura il vetro. Allora, poi ecco, ho messo queste crafting table. Le voglio mettere qua, ai lati. Così ho una crafting table su ogni lato, eh? Usare il 100% del proprio cervello. Ok, quindi facciamo questi vetri colorati rossi. Vai, 16. Speravo di più, eh? Potremmo farli anche a pannelli? Potremmo quasi quasi anche farli a pannelli. Così forse risparmiamo un po' di più, eh? Vediamo, proviamo a fare il pannello di vetro. Ok. Non lo so, secondo voi ci può stare, ragazzi? Siamo sempre in tempo per cambiare poi, eh? Dai, però è carino, perché almeno vedo fuori. Ok, le ceste le metto lì. Quindi, vediamo un pochettino. Qua è giusto capire come voglio farlo. Perché qua magari potrei mettere delle fornaci. Due fornaci potrebbero starci bene. Quindi sono 4. 4 fornaci mi servono. 1, 2, 3, 4. Anche se magari a casa le avevo sicuramente. Non lo so, poi cambiamo, Adesso questo è tutto momentaneo. Poi... mettiamo, ok, così il vetro, lo mettiamo così. Da fuori, bisogna vedere da fuori com'è, ragazzi. Vediamo. Dai, è carino così, perché si vede tutto il dentro così. È molto bello.
Ok, così a lato riusciamo a usare anche questo. Riusciamo a usare la fornace. Vabbè, cioè, da fuori possono prenderlo, ma non penso che adesso gli zombie si mettano a rubarmi le cose dentro la fornace, eh? Non fate questi aggiornamenti, creatori di Minecraft. Dai, dai, dobbiamo finire questo magazzino. Ci siamo quasi, sta venendo benissimo. Allora, ovviamente la porta d'abete, perché è un magazzino che si rispetti alla porta d'abete. Qua vediamo cosa potremmo metterci. Delle lastre? Lastre di mattoni carine. Oh ragazzi, lastre di mattoni, tanta roba, eh. Qua i muretti così di mattoni che riportano un po' il tutto. Cioè, che magazzino stiamo facendo? Ma sta venendo super carino, eh. Allora, qua potrei mettere anche gli scalini. Però dopo non c'è più, non va più all'indentro così. All'indentro, che parole uso? Non lo so. Qua inizia a essere un pochettino in difficoltà, eh. Perché vorrei metterci anche le botole. Però dopo un peccato, perché non si vedono bene i mattoni. Però vabbè, si vedrebbe da qua. Non lo so ragazzi, scrivetemi dei consigli. Secondo me anche così è carinissimo. Cioè secondo me così è bellissimo. Dai, con le botole così si sta veramente bene. Ok, io direi che adesso faccio un pochettino il tetto, chiudo il tutto e ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, è passata un'eternità. Ho fatto un po' di tetto, ho abbellito un po' qua. Mamma mia, sono sfinito. Sono veramente sfinito. Allora, 1, 2, 3, 4. Dimmi che ci stanno tutte le ceste. Ok, quindi le ceste le metterò così, che sono molto carine. Adesso valuto se magari metterle anche qua sopra il vetro. Magari, che ne so, facciamone un po', dai. Proviamo a fare così. Però solamente che dopo non vedo solamente che dopo non vedo la crafting table. Ragazzi, non riesco nemmeno più a parlare, sono finito. Sono veramente senza forze. Qua come potremmo fare? Io direi che qua se ne stanno due direttamente. Ok, qua ce ne stanno due. Poi volendo si può fare anche un piano superiore, eh. Sprecherò tutto il mio legno per fare questo magazzino, io ho già visto, eh. Ad esempio così, così ci può stare. Vediamo da fuori come si vede, non mi dire che ci sono creeper. Si vedono le ceste da fuori, dai, è carino. Magari devo spostare, queste erano carine qua, però devo spostarle. Mettiamoci il vetro. Ok, così, ci mettiamo il vetro, è bellissimo. Sacrifichiamo le fornaci, dai. Ne metto uno qua. Dai, facciamo crafting e fornace. Crafting e fornace, si può stare. Tanto sono per emergenza queste. E quindi dovrebbe venire così. E posso anche aprirle. E qua? E qua ce ne va anche un'altra. No, vabbè, ma è bellissimo. È fantastico così. Ma alla fine è venuto un magazzino bellissimo. Ok, vediamo da fuori. Cioè, alla fine le finestre non so perché servivano. Cioè, servono per vedere le ceste che ci sono dentro. Oh mio Dio, è bellissimo. È super, super, super carino. Ragazzi, andrò un pochettino avanti perché il tetto ci vuole veramente tantissimo. Allora, poi sceglierò come mettere le ceste. Mi raccomando, scrivete qualche consiglio, qualche commentino qua sotto. Da me è tutto, sono sfinito. E speriamo di finire il prima possibile il nostro magazzino, che già mi piace tantissimo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!